Piazza Santa Croce è pronta ad ospitare la manifestazione di domani alle 15 per dire no alla guerra in Ucraina. Nel tardo pomeriggio di oggi i lavori di allestimento sono terminati con l'installazione di un maxi schermo e due casse laterali. Il presidente ucraino Zelensky sarà in collegamento alla manifestazione per la pace organizzata dal sindaco di Firenze, Nardella, in qualità di presidente di Eurocities. In piazza sono attese circa 10.000 persone, interverranno leader politici, sindacali e 200 sindaci per una manifestazione che vedrà coinvolti città italiane ed estere. Il messaggio di pace e fratellanza che parte da Firenze è chiaro. Previsto anche un collegamento con il sindaco di Kiev. L'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta dal maestro Gatti, sarà presente ed eseguirà l'Ave Verum Corpus di Mozart dentro la Basilica. Cities Stand with Ukraine, questo è il nome della manifestazione, vedrà la partecipazione del segretario del Partito Democratico Enrico Letta, insieme a lui il segretario generale della CGIL Maurizio Landini e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nessuna adesione ufficiale alla manifestazione invece da parte del centrodestra, salvo qualche partecipazione a titolo personale. Elio Vito, deputato di Forza Italia, si augura che il suo partito scenderà in piazza a Firenze. Confermata la presenza del leader di Italia Viva Matteo Renzi, del segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, ma anche di Azione, Più Europa, Articolo 1, Verdi, LeU, dei vertici dei sindacati CGIL, CISL e UIL e le numerose associazioni come l'ARCI e l'AMPI. Giuseppe Conte sarà a Napoli, alla Catena Umana, sempre per dire no alla guerra, con il sindaco Manfredi.